Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di Chimera Squad. Nello scorso episodio abbiamo fatto due missioni secondarie. Pensavo molto che veloci. A tutti Newton venisse dato un gatto. Cos'è successo al tuo? Non ne ho mai ricevuto uno. Come mai? Ho mostrato capacità di compassione durante il massacro di Bugtown. Non mi serviva un gatto. E tu? I sectoidi non ricevono gatti. Di solito ci percepiscono come avversari. Ho visto molti sectoidi con dei gatti. Sì, la sfida è convincerli del contrario. Conquistando la loro fiducia? È così che i gatti funzionano. I gatti funzionano così. Ok, va bene. Abbiamo la granata incendiaria, i proiettili Dragon che abbiamo dall'ultima cosa che abbiamo potuto fare. Le operazioni speciali perché abbiamo sempre Zephyr. Continuiamo a farle fare il lavoro pesante per avere un sacco di informazioni che possiamo utilizzare. E adesso possiamo anche andare a fare questa missione e contemporaneamente supportare la retata. Quindi facciamo pure questa missione con il nostro potere speciale. Abbiamo anche la possibilità di unità operativa grandi crimini che ci tira giù l'anarchia cittadina di 2 in un attimo. Quindi fico fico fico. I 140 di informazioni li possiamo spendere in uno dei 3 distretti che ci mancano. Ci mancano uno di sicurezza che è qua. Ah, questo costa 165. Ah, perché tiene conto del... probabilmente anche del... Ho letto male. Ah no, 165, ok, quindi va bene. Intanto andiamo su questi allora. Potenza questo. Perfetto, e adesso ci mancano solo 2 per arrivare al livello 3 con loro. E faremo questa missione qua. I picchi localizzare i picchi di energia. I residenti di questo quartiere hanno segnalato dei picchi di energia. I lavori pubblici li hanno ricondotti a degli appartamenti collegati alla progenie. Scoprite cosa sta tramando, fermatela. Meno 2 alle rivolte nel quartiere, 65 crediti, 15 delirium e ci sono gli accoliti eccetera eccetera. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, direi che ci teniamo sempre la stessa squadra così, che siamo belli forti. Sto pensando se magari mettere i proiettili a qualcuno, adesso vediamo. Quindi andiamo pure a fare questa missione, invia il VTT. Come proiettili, come siamo presi? Tu hai proiettili perforanti che fanno i danni che ignorano l'armatura. Tu hai proiettili sedativi, tu hai proiettili non ce li hai e tu hai i proiettili sedativi. Però tu spari anche relativamente poco. Quindi diamo... Tu ti tieni i proiettili sedativi, ma Axiom gli diamo +1 danni aggiuntivi e probabilità di incendiare il bersaglio. O li diamo a te, i proiettili che hai, i proiettili perforanti. Perché tanto armatura non è che ne trovo tanta adesso, però il Codex potrebbe averla, credo. In realtà no. Diamolo a lui, dai, che è l'unico che deve ancora livellare. Quindi diamogli i proiettili speciali. E ti do anche... No, la granata al plasma gliel'ho già data. Anzi no, facciamo così, togliamo un attimo la granata al plasma a te e la diamo a lui, che deve ancora livellare un pochino. Il resto direi che siamo a posto, quindi avviamo la missione. Forza e coraggio. Vediamo che cosa faremo di quest'altra missione storia, se è più difficile del solito. Sto vedendo tanto altri let's play. Non ho visto il contenuto dei let's play, ma volevo vedere più che altro come hanno affrontato le persone in ordine le 3 fazioni, e quasi tutti hanno messo la Sacra Spira, cioè la seconda fazione per noi, come ultima fazione. Una società di facciata ha comprato questi appartamenti e ha cacciato gli alieni che ci vivevano. Poi la progenie ci si è trasferita. Sospettiamo che abbia creato una server farm per potenziare il suo codex. Chissà che gli server... Ax... Perché? Perché... Vabbè, abbiamo un pirla che parla ogni tanto. Le unità possono usare abilità fuga in corso al primo turno. Bello. E lo usiamo su Axiom? No, Axiom lo mettiamo qua. Axiom sfonda. Tutte le unità che entrano qui ottengono 25 alla mira. L'arma della prima unità passa, viene disabilitata, va bene. Tutte le unità entrano ottengono 25 di difesa. E tu hai fuoco in corsa. Quindi fuoco in corsa glielo diamo a Shelter. Punto di discesa qua glielo diamo a Torque. E termina la mettiamo di qua? No. Tu hai la benda, tu hai lo scanner. Quindi mettiamo di qua Shelter. Sono 3 incontri. No, allora va bene così e poi il prossimo giro li invertiamo in modo da poter usare gli oggetti. Sì, dai. Va bene. Andiamo.
Restate dietro di me. Intanto lì facciamo un po' di paura. C'è un Archon, già lo vedo. E allora, 100% sul Codex. Spariamogli nello stomaco al Codex. Incantatore 100%. Incantatore 100%. Bello accerchiarli così. Ah, però gli ho tolto... C'ho uno di energia al maledetto. Incantatore 100%. Perfetto. È andato nel panico. Tranquilla. Tu non dovresti essere qui. Ah, ha sparato a uno dei suoi. Perfetto. Non si è visto tanto bene, però sì. Allora, c'è un codex, un incantatore. Un Archon in mezzo. Sono in... Siamo in 11, quindi meno 4 fa 7. Allora, Shelter ha un'uccisione davanti a sé e tra l'altro tu puoi sparare due volte, quindi vai sul Codex, che tra l'altro sono facilissimi perché non hanno il discorso che si dividono in due, quindi è molto facile da quel punto di vista. Ottimo. Fermato il nemico. Doppia uccisione, grandissimo. Tu cosa fai? Fai il tuo attacco d'area? Bravissimo. Bravo Pirla. Si è messo proprio lì che adesso io ho gli altri che si possono muovere, quindi... Abbiamo Torque che ha il morso feroce e quella roba lì, però... dove sei Torque? Dove sei esattamente Torque? Ah, qua sopra, ok. Quindi Torque avrebbe lo sputo, avrebbe la possibilità di uccidere questo. Hai la possibilità di prendere uno dei cattivi? No. Ti faccio sparare e basta? No, ti faccio fare questo addirittura. Sottomissione. Qua. Boing. Perché non resti un po' a terra? Questo accolito si muove e forse spara. Ah, fuoco spirituale. Ok. Basta, idiota. Sei più forte di quanto pensi. Torna nel fango. Shelter che dice la sua ogni tanto. Ok, allora va bloccato quello. Tu ovviamente hai le munizioni che non funzionano, però hai anche la ricarica gratis. Arma carica. Ti posso far fare picco adrenalina. Vado al massimo. Ti posso far fare spacco. Io spacco su questo. Così ti togli dal raggio d'azione del tipio. E con l'altro colpo vuoi fare sottomissione su di lui. Perfetto, hai sfondato anche il coso dietro, va benissimo. Questo vediamo cosa decide di fare. Adesso spostiamo Terminal. Ok, cerca di beccarmi Axiom, ma non ce la fa. Tu puoi andare a fare bonk qua in fondo? Hai anche cooperazione. Che ti faccio fare su... Beh, tocca a Shelter adesso, quindi tu vai a fare protezione su te stessa, che così ti curi. E facciamo che colpiamo l'accolito che c'è là in fondo, che così abbiamo già un sacco di gente recuperata senza ucciderla. E stai giù. Tu da fermo puoi sparare due volte. Ah, però non puoi colpire lui, non ce l'hai in traiettoria. Però ti puoi scambiare eventualmente con lui. E da qua potresti vedere lui e sparargli due volte. Che non sarebbe proprio malissimo una cosa. Se no possiamo sparare lo schiavo e fine. Sì, dai, facciamo riposiziona con... Posso riposizionarmi anche con Axiom. Sì, riposizioniamoci con Axiom. È un saltino piccolissimo, però in questa maniera riesco a fare colpo a catena... 58% è un po' poco. 73. Proviamo il colpo a catena, dai. Tentiamolo. Ottimo. Un danno però l'ho graffiato. Però è in fiamme. Però è in fiamme, eh. Tocca a lui. Che non colpisce nessuno. Bravo furbo. Però risulta in fiamme, quindi non so... Ok, riesce a colpirmi lo stesso, ma mi ha fatto un danno solo. Tu riesci a fare... No, non riesci a fare... Puoi fare morso feroce.
Si inarca con rapidità e morde con estrema forza un bersaglio adiacente. Infligge danni ingenti e applica veleno. Tempo di ricarica 3 turni. 62%. Scarsa percentuale di colpire, però proviamo a farlo. Sì, proviamo a farlo perché voglio vederlo più che altro. Lo senti meglio bene? Si è visto pochissimo purtroppo, però l'ha colpita. Gli ho fatto 5 danni e frenesia da battaglia. Tu hai da colpire lui e vediamo di andargli sotto. E lo colpiamo in faccia. 98%. Perfetto. Nemico ucciso. Bravissimo. E manchi tu. Ce la facciamo colpirti da qua? A parte che abbiamo anche piose di proiettili eventualmente. 70%, vai. Se no diamo l'uccisione. Ok. Se no davo l'uccisione a Shelter per l'esperienza. Molto bene, molto molto bene. Tutti con praticamente l'energia al massimo. E siamo pronti per il secondo assalto. Seconda eruzione. Nessun server, solo un'altra imboscata della progenie. Questo posto è meno squallido dei miei campi di detenzione, ma non di molto. Allora. Intanto una carica, quindi Terminal va qua. Tutti i nemici aggressivi rimangono sorpresi. L'ultima unità che passa con questo viene immobilizzata e l'ultima unità riceve un punto azione aggiuntivo. Fico questo. Allora, facciamo Axiom che sfondi, Shelter dietro con lo scanner e di qua mettiamo Torque che viene immobilizzata ma puoi sparare da lontano, quindi direi che va bene così. Eruzione. È l'ora dei fuochi d'artificio! Lancio una granata. Scanner olografico per noi. C'è un muton. Allora, 100% sullo schiavo, vai. Fuori uno. C'è un Archon, un Bruto, un Accolito, un Risonante, uno schiavo e un altro schiavo. Vai col 100% sull'Archon. Pochi danni, ma buoni. 100% sull'Archon. 7 danni, tu hai possibilità di ucciderlo. Oppure puoi colpire o il risonante o il brutto. Vai sul brutto. Che lo incendiamo. Perfetto. Qua sono tutti attaccati, quindi granatina potrebbe anche starci. Quanta gente c'è? Sono in 6. E abbiamo anche un obiettivo secondario. Allora, obiettivo secondario che prendiamo con Terminal. Mi muovo, copritemi. Terminal, vieni qua, apriti l'obiettivo secondario. Scorta di materiale contrabbando e spari a questo. Ah, 5 danni però, pensavo un po' di più. Quindi purtroppo c'ha uno di energia. Tu provi a colpire Shell Terminal e la becchi. Almeno posso curarmi da sola. Appunto. Mancato. Cioè, questo più lontano non mi ha colpito, questo più vicino. Vabbè. Tu sei immobilizzata, hai la granata al plasma e il numero 2 è là sopra. Riesci a colpire entrambi? No, perché non arrivi a questo tavolo lì sopra, arrivi un po' più lontano perché c'è la cosa in mezzo. Però puoi fare eventualmente sputo velenoso. Perché non puoi colpire qua? Perché deve essere per terra, immagino. Puoi colpire questi due con lo sputo velenoso, oppure, però lui è immune, quindi no. Proiezione lingua, proviamo a prendere il numero 2. Non lo vedi. Quindi dovrei fare una granata al plasma. Allora facciamo una granata al plasma e la buttiamo qua che colpisce entrambi. Eccola qua. Ups. Lancio una granata al plasma. Si è spostato. Vabbè, colpito uno solo. È la tua giornata. Ma va bene lo stesso, dai. Proiezione con lingua. Adesso riusciamo a vedere il numero 2? Sì. Vai su di lui. E lo stringiamo. Adesso dormi. Poi Axiom. Perfetto. Adesso tocca ad Axiom.
Axiom ha un'altra granata, però a frammentazione, che potrebbe uccidere questo. Proviamoci. Granata in arrivo. E se lo uccidi poi posso sparare a qualcun altro. Ottimo. Il nemico non si muove. Lavori bene. Tu spari direttamente risonante attraverso il Newton. Shelter ha due spari e uno lo fa su di lui. Uno in meno di cui preoccuparsi. E prova a colpire questo. 59. Mancato. Non so perché ci provo. Bello che si vede il fuoco che arriva lì. Per curiosità. E mancano in tre. Uno che è qua e due che sono qua. Ok. Quindi tu potresti fare cooperazione su Axiom. E Axiom può venire a fare spacco su questo. Madonna, che bel team. Disorientato anche il tipo. Tu spari a 72. Fai bonk direttamente su uno dei due. Facciamo bonk su questo. Un altro arresto per il medico. Abbiamo finito l'incontro, direi. Perché questo è disorientato. E prova a sparare ad Axiom, mancandolo miseramente. Prego, continua pure a sprecare energie. Bravo. Prolunga stretta. Peccato, non hai opposto resistenza. Sottomissione, ciao. Il bersaglio è stato catturato. Perfetto. Tutti curi. Adesso abbiamo localizza il server. Quindi terza parte. C'è uno strano picco di energia nel prossimo appartamento. Potrebbe essere la server farm. Ok, allora, modalità riduzione. Non abbiamo oggetti speciali, supervisore e buona visibilità. E tu hai trappola rapida e la retroguardia. Tutte le unità che entrano ottengono 25 di mira. Allora, intanto potremmo mettere Axiom davanti che sfonda. Axiom però c'ha anche la granata accecante, che però non vale la pena usare adesso. La prima viene immobilizzata, quindi Axiom lo mettiamo di qua. Tutte le unità che è, la prima viene immobilizzata, quindi potrei mettere Torque di qua. Poi Terminal, che c'ha armatura in più e fa il sollievo. E di qua mettiamo Shelter, che fa questo, ma non... sei tu che hai la cosa. Quindi mettiamo Shelter qua. E tu usa la benda, che così curiamo proprio tutto, tutto, tutto. E andiamo. Stiamo entrando. E usiamo più oggetti possibili. Seguitemi. Anche. Curo un PV con questo. E probabilmente anche di là curo pochissimo. Ok, allora, 100% sull'incantatore. Schiavo. Archon di nuovo, uno schiavo qua e un codex. Allora intanto andiamo sul 100% sull'incantatore, così lo fiammeggiamo e andiamo di 97 e fuori uno di quelli tosti. Tu spara lo schiavo, perdi i sensi, e tu spara al tizio qua, che però l'hai graffiato. Un danno, due danni. Ok. Sono in 5. Questo spiega il picco di energia. Distruggete il server. Allora, sono in 5. Tu hai una granata che farebbe fuori questo e aprirebbe spazio al codex. Granata al plasma. Ok, eliminiamo uno. Facciamo un tiro a catena sul codex? Troppo poco. Abbiamo anche collaborazione. Facciamo collaborazione su Torque. Non so se Torque può prendere il codex, però adesso lo scopriremo. Tu hai un 73 qua, ti puoi muovere? Ah no, perché si è mobilizzato. E fai fuoco spirituale, riesci a fare fuoco spirituale su qualcuno forte? No.
Allora provo a sparare a questo. Perfetto. Wow. No, che è caduto giù. Ops. E spara a questo, perché hai due spari. In fiamme anche lui. Beh, non molto efficace, almeno insomma. Non hai mancato il colpo. Esatto. Tocca già tre dei nostri praticamente di seguito. Allora, mi interessa. Puoi fare questo sull'Archon? Sul Codex? Sì. Ottimo. Allora siamo a posto. Fai sputo velenoso. Dobbiamo distruggere il server? Distruggi il server per fermare i rinforzi. Quindi in teoria dovrei concentrarmi eventualmente su quello. Però se sparo finisce il turno. No, allora spariamo. No, non spariamo. Facciamo lo sputo velenoso su questi tre. Non so se funzionerà in realtà. Questo è immune al veleno, però va bene. E però fai proiezione con lingua sul codex. Vieni qui. E lo blocchiamo. Non lo stare. Questo teoricamente è morto se si prende tre danni, quindi mancherebbe solo l'Archon. Quindi qua facciamo incastra. No, non incastra, facciamo cooperazione, ma non ce l'ho disponibile. Tu hai la granata tregua. Tu spari al server? Quello che c'ha due energia è il prossimo a cui tocca. Potrei fare nuova energia, potrei fare peso di proiettile, che mi uccide sicuramente l'Archon, però l'Archon tocca tartanto. No, si colpisce direttamente il server. Qua. 7 danni, c'ha 4 di energia, adesso tocca a quello che non muore purtroppo. Però spara a chi non riesce a colpire. Tu hai piccola adrenalina, vai. Sono carico. Fai spacco su di lui. Gli spacco il cranio. Gli spacco il culo. Bersaglio ucciso. Perfetto, e mi spari al server. E adesso dobbiamo andare via. Giusto? Qua non puoi far niente. Tu c'hai ancora un danno ricevuto. E ti incazzi con la frenesia probabilmente. Aia. Aia. Un danno mi ha fatto. Di nuovo. Libera l'officina. Quindi basta semplicemente ucciderlo. No, oh, l'ho graffiato, maledizione. E allora non uccidiamolo, ma facciamo sottomissione. Bonk. È stato catturato. E abbiamo finito, perché l'altro è catturato da Torque, quindi tecnicamente abbiamo vinto. La server farm non si limitava a potenziare il codex ferito dalla progenie, ma aiutava a sostenerlo. La progenie deve averne una rete in tutta la città. Con quello che avete trovato, la centrale 31 dovrebbe essere in grado di rintracciarli e disattivarli. Un po' di feriti, un shelter illeso, straordinariamente. 10 nemici catturati, quindi le 20 informazioni aggiuntive ce le abbiamo. Ritorniamo in base con un'altra missione con successo in 20 minuti, quindi direi che ci sta il tempo magari per una missione secondaria. E devo dire che stiamo andando avanti molto veloce. E Speranza dice: un codex non so nemmeno se sono tecnicamente vivi. Li metterei più o meno sullo stesso livello di un gremlin, a dirla tutta. Sono quasi solo programmazione, una programmazione inquietante. Trascrizione addestramento interno del reparto ingegneria dell'ICOM. E Speranza non so se derivi da qualcosa particolare. Comunque abbiamo Godmother che ha fatto anche l'addestramento, rivolte scese a 1, molto bene. Il codex della progenie è completamente offline. Ottimo, quindi abbiamo un'altra parte andata avanti. Fatemi controllare un attimo quante cose ci sono prima della missione finale, se ha senso. Allora, indagine aperta, poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e poi indagine chiusa. 1, 2, 3, 4, 5 e poi indagine chiusa. 1, 2, 3, 4,
5 e poi indagine chiusa. Quindi siamo alla penultima missione prima della missione finale. E fatemi vedere, 7 maggio, 13 aprile. Ok. Ben fatto, la fedice non ha fatto decorare alcun mezzo. Quindi vuol dire che adesso c'è la missione finale. Il consiglio cittadino ha convocato una seduta di emergenza. La fiducia nella centrale 31 è ai minimi storici. È colpa della progenie. Sembra sia tutto a posto, ma se ci sono ripercussioni vi farò sapere. Ok, allora, visto che la prossima missione a quanto pare proprio termina la progenie, quindi ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Allora, prima facciamo un attimo un paio di cose secondarie e la missione della progenie allora sarà la prossima, che faremo nel prossimo episodio. Mi prendo un attimino di tempo per mettere ancora qualcuno in addestramento. A questo punto chi mettiamo? Perché Godmother ha fatto già la sua potenziale avanzato, che si è presa la roba fighissima. Ci mettiamo dentro Verge? Mettiamoci Verge a fare frusta mentale? Vai. Sì. E in area ricerca mettiamo Godmother, che così teniamo sempre... Anzi, no, in realtà non serve neanche metterlo qua, perché comunque ci mette un giorno. Quindi mettiamo Godmother a fare un'operazione speciale che sarà... riduce le rivolte in tutti i quartieri? No, andiamo con stretta di mano, così accumuliamo ancora crediti se dovessero servire, che adesso abbiamo preso veramente il giro. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono East Brave, grazie ancora della visione. Namaste, be brave.